Venerdì 3 marzo, al termine della manifestazione indetta da Fridays for Future, lo sciopero globale per il clima, alcuni attivisti e attiviste di Extinction Rebellion hanno gettato una sostanza nella fontana di De Ferrari colorandola di verde. In seguito a questo atto le istituzioni hanno attaccato alcuni attivisti dell'associazione dicendo che la sostanza era tossica. Facciamo chiarezza, com'è andata veramente quella giornata? Allora, al termine di una manifestazione colorata e molto partecipata, almeno per quello che potevamo aspettarci, alcuni attivisti del nostro movimento hanno gettato un chilo di fluorescina sodica, che è un comune tracciante usato da idraulici o geologi, totalmente atossico, all'interno della fontana di Piazza del Ferrari. Questo ha colorato immediatamente la fontana di un bel colore verde acceso. Sfortunatamente siamo stati attaccati sui social da alcuni esponenti delle istituzioni, come ad esempio il presidente della regione Toti, che ha affermato di averci visti gettare 50 litri di vernice all'interno della fontana. Ovviamente questo non è il caso e siamo dispiaciuti che le istituzioni usino questi strumenti per fare disinformazioni sulle azioni degli attivisti. Ci avrebbe fatto piacere una partecipazione delle istituzioni stesse al corteo, che in quel caso si sarebbero accorte immediatamente dell'innocuità del gesto fatto. Per quale motivo avete deciso di fare questo atto, quindi di gettare questa sostanza nella fontana? L'obiettivo di questa azione era quello di evidenziare il problema della siccità e della crisi idrica che stiamo affrontando e che vedremo aggravarsi nei prossimi mesi ancora di più. Con questa azione appunto volevamo evidenziare il fatto che l'acqua della fontana fosse un simbolo di una finta ricchezza, in quanto questa materia prima, l'acqua, è scarsa nella nostra regione e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro. Gli invasi sono a livelli critici, abbiamo il Brugneto che è a livello del luglio scorso, quando già stava subendo l'effetto di una siccità che perdurava da dicembre 2020. Inoltre nella nostra regione vengono persi più del 30% viene perso più del 30% di acqua potabile a causa di perdite e di scarsa manutenzione dell'infrastruttura idrica. Investimenti in questo senso sicuramente ci potrebbero aiutare a prevenire questo tipo di crisi o comunque a mitigare gli effetti della crisi climatica che stiamo affrontando.